L'operazione di mega confisca della DIA che oltre alla Sicilia ha interessato le regioni della Lombardia, del Lazio e della Calabria riguarda il re dell'eolico, l'imprenditore Vito Nicastri, 57 anni di Alcamo. La Direzione Investigativa Antimafia ha confiscato all'imprenditore ritenuto vicino a Cosa Nostra beni per oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro. Per la DIA si tratta di una confisca senza precedenti nei confronti di un'unica persona, proprietaria di 43 società nel settore dell'eolico e del fotovoltaico. Secondo le indagini condotte dalla DIA di Palermo guidata dal colonnello Giuseppe Dagata, Nicastri sarebbe stato vicino a Cosa Nostra, in particolare al boss latitante Matteo Messina Denaro nel trapanese e a Salvatore Sandro Lopiccolo entrambi in carcere nel palermitano. Nicastri spiega una nota della Direzione Investigativa Antimafia è stato coinvolto in numerose vicende anche di natura penale. La sua contiguità consapevole e costante agli interessi dell'associazione mafiosa che ha favorito la trasformazione di Nicastri da semplice a sviluppatore, figura imprenditoriale tipicamente italiana, connessa allo sfruttamento dell'energia da fonte eolica, facendogli assumere una posizione leader a livello nazionale nello specifico settore, lo fanno ritenere prestannome del noto latitante Matteo Messina Denaro.